Siamo qui solo per un motivo, per amare Gesù, con cuore sincero, anche se poveri, peccatori, fragili, pieni di problemi, è la nostra vita, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Ma questa serata ci è donata perché questo amore possa dilatarsi nella nostra vita, e l'adorazione perpetua è uno strumento formidabile. Non l'abbiamo scelto noi. Qui non c'è l'adorazione perché siamo belli, bravi, buoni, intelligenti, ma perché Dio ha avuto misericordia di noi. E quanti lo possono testimoniare? Quanti miracoli di grazia! E questa sera Don Francesco ci aiuterà proprio a far sì che il nostro cuore sia infiammato di quell'amore che Cristo ha per noi, a tal punto da stare in quell'ostia nascosta notte e giorno. Non dimenticatelo mai. Gli angeli in cielo, per poter stare davanti al trono dell'Altissimo, Gesù, il Re del cielo e della terra, non è che possono, c'è tutta una gerarchia, i serafini, cioè, noi abbiamo la possibilità di andare lì faccia a faccia. Siamo più privilegiati degli angeli. Grazie Don Francesco, e le tue parole ci aiutino proprio ad amare Gesù con tutto il cuore e con tutto noi stessi. Grazie. Buonasera a tutti. Invochiamo insieme lo Spirito Santo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Con la preghiera che amava Santa Caterina da Siena. O Spirito Santo, ripetete. Vieni nel mio cuore, con la tua potenza, attrailo a te. Concedimi carità con timore, riscaldami e infiammami con il tuo dolcissimo amore. Sì che ogni pena mi paia leggera. Dolce mio Padre, dolce mio Signore, ora aiutami in questa mia azione. Cristo amore, Cristo amore, Cristo amore. Amen. Gesù appare col suo Sacro Cuore a Santa Margherita Maria Alacoque e le dice le tre parole fondamentali che ci fanno comprendere che di fronte a Lui non si sta fermi, che l'adorazione non è staticità, ma che l'adorazione eucaristica è il venire di Dio a noi, il venire di Dio a noi. E queste tre parole sono: entra, guarda e ripara. Entra, guarda e ripara. Entra, perché non è scontato che noi nell'Eucaristia entriamo. Un conto è stare alla messa e un conto è entrare nella messa. Sono due cose molto diverse. Che cosa cambia? Il cuore. Cambia il centro, perché spesso entriamo nell'Eucaristia, sì, ma s'affollano i pensieri, s'affollano i sentimenti. Avrò spento le luci della macchina? Avrò lasciato il gas acceso? Oddio, c'ho quella preoccupazione che mi turba, mi porto quel peso nel cuore. E teoricamente dovremmo stare fermi, ma in realtà la mente non si ferma. La nostra vita è una vita travolta, per cui noi rischiamo che facciamo anche di fronte a colui che invece è qui davanti a noi perché vuole fare lui. L'adorazione non la facciamo noi, l'adorazione la fa il Signore che ci invita, è l'opera sua in noi. Ed è anche opera sua, mi permetto di dire, il fermarci davanti a Lui. Perché non è scontato fermarci fisicamente
e fermare la testa e fermare il cuore e fare silenzio. Quando Maria Santissima apparve a Santa Bernadette, istintivamente questa bambina così semplice, di fronte a quella donna bellissima, ebbe la reazione di farsi il segno della croce, ma non riusciva a fare il segno della croce. Dice Santa Bernadette: le mie mani erano pesantissime. E allora la Vergine Maria, dice Bernadette, fece il segno della croce in un modo che io non avevo mai visto fare, come se si avvolgesse di un manto e in quel manto c'era il cielo. E io fui rapita da quel segno di croce che spiegava su di me la protezione di Dio. E ogni volta che chiedevano a Santa Bernadette: ma qual è la via per entrare nella preghiera? Il segno della croce. E Bernadette è andata in cielo facendo l'ultimo e ampio segno della croce. Che non a caso noi, quando facciamo il segno della croce, non diciamo il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E cioè questo segno ci fa entrare, questo segno fatto con il cuore ci fa entrare nel cuore di Dio. E per entrare dobbiamo uscire, dobbiamo essere strappati. Da cosa? Dai nostri padroni, dalle nostre ansie, dalle nostre paure. Il segno di croce, dicono tanti esorcisti, è il primo, più semplice e più grande esorcismo che esista, perché ci strappa dal potere del demonio e ci fa entrare alla presenza del Signore. Il segno della croce è il bastone che il Signore ci affida, il legno che il Signore ci affida, perché anche noi, come Mosè, possiamo aprire il Mar Rosso delle nostre ansie, delle nostre frette, e metterci davanti al Signore. Il segno di croce. Inginocchiarci davanti al Signore, riconoscere che Lui è grande, che Lui è potente, e permettergli di spiegare la sua potenza nella nostra vita. Metterci in ginocchio davanti a Lui, che nell'orto del Getsemani è caduto faccia a terra. E dice l'Evangelista Marco: provava tristezza e angoscia, tutti i sentimenti più negativi dell'uomo, e Gesù era lì, a terra. E allora noi possiamo dire che ogni volta che ci mettiamo in ginocchio davanti al Signore, che l'Eucaristia, noi non cadiamo da soli, ma noi cadiamo dove il Signore si è posato con il suo corpo, perché in ogni caduta che c'è nella nostra vita noi possiamo sperimentare che il Signore è già lì, in tutti i bassi della nostra storia, ed è lì e ci rialza. Giovanni Paolo II, quando parla della sua ordinazione sacerdotale, perché i sacerdoti, nel momento in cui viene invocato lo Spirito Santo e vengono cantate le litanie dei santi, ci mettiamo in ginocchio e poi stesi per terra a mo' di croce col nostro corpo, dice Giovanni Paolo II: io mi resi conto che in quel momento il Signore nella Chiesa mi chiamava ad essere il pavimento, e tutti coloro che sarebbero passati per il mio sacerdozio, il Signore mi chiamava ad essere uno che regge come il pavimento. Un'immagine bellissima. Dice un padre del deserto che i monaci sono coloro che cadono insieme con ogni uomo che cade e si rialzano con la forza di Cristo, con la forza che il Signore gli dà. Tutti siamo gente che cade. È impossibile pensare che ci sarà un giorno della nostra vita in cui in qualche modo non cadremo, ma il problema non è cadere, il problema è rialzarsi. Quando un uomo lontano da Dio sentì l'impulso di entrare in una chiesa di Parigi, andò
dal primo sacerdote che trovò al confessionale, l'abbé Juvelin, e gli disse: «Padre, io devo parlare perché sono inquieto e c'ho tante cose che non capisco su Dio, ho tante cose che non capisco della vita». Sua sorella aveva appena perso 3 figli nella sua pancia. E il sacerdote lo guardò e gli disse: «Mettiti in ginocchio». «No, ma io devo parlare». «Mettiti in ginocchio». «No, ma io devo parlare». «Mettiti in ginocchio». Si mise in ginocchio, lui disse, e da quel momento io sentii l'amore di Dio travolgermi di un'emozione infinita e il mio cuore si riempì di lacrime. Quest'uomo è morto nel deserto da solo, ucciso dai Tuareg, di fronte a Gesù Eucaristia che lui stava adorando. Sto parlando di Charles de Foucault. San Charles de Foucault si è messo in ginocchio quel giorno e da quel giorno ha continuato a vivere in ginocchio. Come ha detto Papa Francesco, sa camminare solo chi sa stare in ginocchio. E dice un padre del deserto, Isacco il Siro: il demonio non ha le ginocchia. Il demonio non sa inginocchiarsi, è solo tronfio del suo orgoglio. Noi, per volontà di Dio, per scelta di Dio, come è stato detto prima, apriamo l'adorazione eucaristica perpetua nella nostra parrocchia Castel del Piano Perugia il 2 febbraio 2006, giorno della Madonna Candelora. A distanza di un mese facciamo e viviamo la missione al popolo. Vengono frati, vengono suore di una comunità ben precisa, e il 13 marzo accade una cosa. Subito dietro la chiesa, dove c'è l'adorazione eucaristica perpetua, c'è un negozio di frutta, il loro negozio di frutta, quello che loro, Mario e Caterina, gestivano insieme col loro figlio Giampiero. Io ero arrivato da un anno in parrocchia e avevo ogni tanto andavo in questo negozio, vedevo questo ragazzo, vedevo loro e ascoltavo la musica heavy metal a tutto volume che veniva mandata a palla dentro quel negozio. Il 13 marzo entra dentro quel negozio una delle suore della missione che facevamo al popolo. Si rivolge a questo ragazzo, a Giampiero, e gli dice: «Posso fare la benedizione?» E lui risponde in perfetto perugino, tanto siamo vicini di regione, ci capiamo benissimo: «Male farà». Gli mette le mani sulla testa, dice il Padre Nostro e la sua vita cambia da così a così. Lui si mette in ginocchio e dice: «Io mi sentii attraversato dall'amore di Dio». Comincio a vederlo in chiesa davanti al Santissimo, in quei giorni, perché facevamo e portavamo l'adorazione ogni giorno in una zona della parrocchia dove facevamo le benedizioni, celebravamo la messa, vivevamo un'agape fraterna e poi vivevamo l'adorazione eucaristica. Lo vedevo sempre. Cambiava la zona e lui arrivava. Sabato successivo è il 18 marzo. La vigilia di San Giuseppe. Ricordo oggi, come allora, che il Vangelo era Luca 15, la parabola del Padre misericordioso. Io quel giorno ho vissuto quello che ha vissuto il Padre misericordioso, perché il figlio il prodigo è tornato a casa. Lui si avvicina alla fine della messa e mi dice: «Io mi vorrei confessare, ma non ricordo più come si fa». Quella confessione è durata 1 ora e mezza. Un tempo infinito in cui lui ha lasciato entrare il Signore in ogni riga della sua vita. Piangeva lui e piangevo io. E io sentivo quanto il Signore si commuovesse in quel momento durante l'adorazione, perché questo figlio era tornato a casa. E nel negozio accade un grande cambiamento che tutti notano, a cominciare dai genitori. La musica heavy metal diventa Radio Maria. Le riviste che c'erano in quel negozio cambiano
in libri come Storia di un'anima, Santa Teresa di Gesù Bambino, Il Castello Interiore, Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, cambia. Cioè questo ragazzo si è messo in ginocchio e dal mettersi in ginocchio ha iniziato a camminare, anzi ha iniziato a correre. Ma il cuore era lì, il centro era lì, davanti all'Eucaristia. Seconda parola, guarda. Nella Genesi, quando Dio crea l'uomo, dice San Giovanni della Croce che Dio crea l'uomo guardandolo e lo ricrea guardandolo. C'è come un ritornello nella creazione. E Dio vide che era cosa buona, e Dio vide che era cosa buona, e Dio vide che era cosa molto buona. Nell'adorazione è Lui che ci guarda. E quando Lui ci guarda, noi percepiamo che cosa? Un'ansia. Ma non l'ansia che caratterizza la nostra vita, l'ansia di Dio. Lo sapete? Dio ha fretta. Di che? Di farci santi. Dio ha fretta di farci santi. Lui è la luce e i santi sono coloro che hanno risposto all'urgenza di Dio, alla fretta di Dio, che non hanno perso tempo, anzi, che si rendono conto di quanto tempo hanno perso prima. E Dio comincia a chiamare santi di ogni età, santi bambini. 5 agosto dello stesso anno va in cielo loro figlia, Sara Mariucci, che la sera prima vede la Madonna col nome di Mamma Morena. E Anna le chiede: ma è più buona di mamma Anna? Infinitamente più buona. E mamma Morena il giorno dopo la viene a prendere. Sì, perché nell'adorazione il Signore ci guarda e ci viene a prendere. Adesso è nell'ora della nostra morte. Anche quando una spada ci trafigge l'anima e alla sua luce vediamo la luce. Quel ragazzo che dice: Giampiero, io sono stato riacchiappato da Dio perché la mia vita non è stata perfetta. C'è un'icona bellissima che sta nella comunità Cenacolo a Medjugorje, dove si vede il risorto che viene a prendere per i polsi Adamo ed Eva e li tira fuori. E perché proprio per i polsi? Perché non battono più quei polsi, ma il risorto ci restituisce il battito, ci restituisce il cuore. E Giampiero si lascia guardare dal Signore e si mette al suo servizio e comincia a correre. Io arrivavo in chiesa e lui era lì, il ginocchio e l'adorazione e il rosario, i pellegrinaggi, i santi, le catechesi dei 10 comandamenti, portare la comunione agli ammalati. E tutti se lo ricordano, perché quando lui con me distribuiva Gesù Carestia agli altri, lui non diceva sussurrando solo il corpo di Cristo, lui gridava il corpo di Cristo, cioè come a dire: rendiamoci conto, perché non sempre, purtroppo, noi ci rendiamo conto davanti a chi siamo. Quante volte purtroppo usciamo dalla messa e non siamo cambiati, eppure è avvenuto il più grande miracolo, il più grande passaggio, siamo andati davanti al Padre e Lui ci ha guardato e guardandoci ci ha chiamato e richiamato, e da quella sua conversione viene la sua vocazione, che combatte con che cosa? Con la sua storia, che combatte con che cosa? Con i suoi limiti, come con i nostri. Dio viene e combatte con tutte le volte che noi non ci sentiamo all'altezza, con tutte le volte che noi non ci sentiamo degni, con tutte le volte che noi ci sentiamo persi, con tutte le volte che ci sentiamo sconfitti, che non vediamo i risultati delle nostre azioni. Dio viene e combatte e ci guarda per darci la sua vittoria. E lui decide, in Terra Santa, di rispondere di sì al Signore nella chiamata di diventare sacerdote, di diventare un tutt'uno con quel Gesù che l'aveva chiamato a dare la sua vita e che aveva fatto della sua vita, e così è di chiunque incontra il Signore, un prima e un poi. Perché per chi incontra Cristo c'è sempre un prima e un poi nella vita, perché la vita
non è la stessa. Ripara, entra, guarda, ripara. Che vuol dire ripara? Che ci sono tante ferite nei cuori, che ci sono tante piaghe nel mondo, che ci sono tante cose che noi stessi della nostra vita non possiamo tornare indietro e cambiarle, e non possiamo tornare indietro e aggiustarle. E quanti sensi di colpa a volte ci assalgono nella vita, quanti pensieri del demonio: se avessi fatto, se non avessi fatto, se avessi detto, se non avessi detto. Allora che significa ripara? Che queste piaghe le possiamo dare al Signore, perché queste piaghe, le nostre, quelle dell'umanità, pensate a questo tempo così piagato, così martoriato, ci rendiamo conto che quest'anno a Betlemme non ci sarà il Natale. Ci rendiamo conto che quest'anno a Betlemme non ci sarà il Natale. Quante piaghe ci sono nel mondo, nella terra del Signore e nella nostra terra dell'Italia. Quante piaghe e quanto male. E allora perché noi andiamo all'adorazione? Per contemplare colui di cui Giovanni Battista ha detto: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo e lo toglie. In un mondo di lupi Dio ci rende agnelli. C'è una storia bellissima che mi ha condiviso la mia amica suora, che dice: tu immagina di andare nel bosco di notte, forse a tanti di noi è successo, e ti perdi. E improvvisamente cominci a sentire degli ululati, un fiato ansante, e arriva un lupo, e poi un altro, e poi un altro nel bosco. E tu sei lì. E cominci a pregare che Dio mandi un orso che possa sbranare e mandar via tutti quei lupi. E dopo un po' senti un rumore, che però non è il verso dell'orso, è il mite belare di un agnello che si fa sempre più vicino, arriva al centro della radura dove sei tu, ti guarda e continua a belare quell'agnellino. E i lupi, che prima erano tutti pronti su di te per venire ad aggredirti, sentono il belare dell'agnello e cominciano tutti a girarsi verso l'agnello. E come si girano, lui ti guarda col suo sguardo dolce e ti dice, coi suoi occhi: scappa. E tu lo guardi e vorresti far qualcosa, perché prima volevi l'orso e poi vedi l'agnello e continui a guardarlo, e lui col suo sguardo mite continua a dirti: prendo io il tuo posto, scappa. E tu scappi mentre lui, fermo, riceve l'assalto dei lupi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Il Signore, che nell'adorazione è lì come l'agnello per tutti i lupi che ci sono nel mondo, prende il nostro posto, paga per noi. C'è un padre del deserto che dice: io sono stato ladro, io ho ucciso, io ho rubato, io sono stato adultero. San Gregorio di Narek. I suoi confratelli in monastero lo guardavano e dicevano: ma tu sei entrato qua 8 anni, tutte ste cose quando l'hai fatte? Se Dio non avesse pagato per me, io avrei ucciso, io avrei rubato, io sarei stato adultero, io non sarei stato fedele. Lui ha pagato. Noi andiamo davanti all'adorazione per pagare con il Signore per tutto il male che c'è nel mondo, per riparare a tutto questo.
nel libro meraviglioso di Fyodor Dostoevskij c'è una storia meravigliosa dove lo starezza Zosima, parlo dei fratelli Karamazov, dice al giovane monaco: e quando entrerai in monastero non scordarti la preghiera. Dice: ma perché uno entra in monastero e può anche non pregare? Certo, come noi. Possiamo entrare alla messa e non incontrare Dio? Certo. Possiamo dire rosario e non incontrare Dio, la Vergine Maria? Certo, non scordarti di pregare. E soprattutto non scordarti di pregare ogni giorno per tutti coloro che in quel giorno lasceranno questo mondo. Perché loro non sapranno, lui non saprà che qualcuno sta pregando per lui, ma quando andrà al cospetto di Dio lo vedrà e lo saprà che è salvato grazie alla tua preghiera. E conclude così Dostoevskij: e Dio perdonerà lui grazie a te, e quando tu andrai davanti al Signore perdonerà te grazie a lui. La comunione dei santi, la riparazione eucaristica. Entra, guarda e ripara. E che cosa è stato riparato nella vita di Giampiero? Tutto quello che umanamente parlando poteva sembrare una storia che andava verso il sacerdozio, che andava verso un compimento, che andava verso una realizzazione, una storia sbagliata che è diventata giusta e che nel 2014 si è spezzata. Perché questo ragazzo che scaricava le cassette della frutta e della verdura alle 4 della mattina, che beveva 10-12 caffè al giorno, scopre di avere una malformazione cardiaca della valvola aortica e mi chiama a giugno. Lui era al terzo anno di seminario. Andiamo davanti al Santissimo, davanti all'adorazione, preghiamo. Aveva già fatto la visita e doveva operarsi dal cardiochirurgo. Apriamo la parola insieme e c'è il Vangelo di Lazzaro. Chi vive e crede in me, dice Gesù a Marta, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, anche se muore, vivrà. Mi passa, era metà di giugno, un caldo pazzesco, mi passa un brivido assurdo per la schiena. Lui capisce e mi sorride, io non voglio capire. E cominciamo a pregare. E in quel tempo l'adorazione la facevamo fuori, perché non c'era ancora la chiesa nuova, sul prato, e pregavamo. E lui viene operato, ma in quel mese la storia prende un'altra direzione. Non prende la direzione della guarigione, ma prende la direzione del cielo. Perché un'infezione che non si risolve lo porta sempre più ad assomigliare a Cristo crocifisso. Io piandavo da lui e noi piandavamo da lui. E più vedevamo questi tubi, questi aghi, che lo rendevano sempre così simile al Signore che neanche loro riuscivano a capire perché lui non riuscisse a uscire da quella terapia intensiva cardiologica e gli danno una stanza dentro quella terapia intensiva cardiologica e quella stanza si riempie di luce. Di fronte a un ragazzo che a volte non riusciva a pregare mi diceva: aiutami a pregare. Ma ricevendo la comunione tutti i giorni, tutte le sere, la stanza di quel ospedale, di quel reparto, diventa la cappella dell'adorazione. E il piano di quel reparto diventa la chiesa, perché uno dopo l'altro, tutti i suoi cari, i suoi amici che affollavano
l'atrio di quel reparto, aspettando una buona notizia che però non arrivava mai, tutti uno dopo l'altro si confessano e accolgono il Signore. Io celebravo la messa alle 6 in parrocchia, alle 7 ero all'ospedale, la sera, e quel cerchio, quel fuoco, quella luce diventavano sempre più grandi. Lui scendeva e il Signore saliva e si innalzava. E noi entravamo, guardavamo e il Signore riparava. E il Signore entrava, guardava e riparava. Domenica 17 agosto 2013. Mi telefona Caterina, 2014, mi telefona Caterina urlando che Giampiero è stato portato d'urgenza in sala operatoria perché è scoppiata un'emorragia. In pratica l'infezione aveva mangiato la valvola che era stata sostituita e tutto l'impianto che il cardiochirurgo aveva realizzato per guarirlo. Giampiero è entrato in quella sala operatoria la mattina, io corro all'ospedale, e ne è uscito la sera molto tardi. Ma non è uscito semplicemente per tornare in camera, è uscito per prendere tutta un'altra direzione e per aiutarci a ritrovarlo in quell'altra direzione. Esce il cardiochirurgo, ci chiama e ci fa capire che non c'è più niente da fare. Eravamo io e loro. Ma che sentimento a te sarebbe preso se fosse successo a tuo figlio? Qual era il pensiero che il demonio subito mette nel nostro cuore? Non è giusto. Dio si è sbagliato. Io glielo dicevo al Signore, già i preti sono pochi, non ci sono le vocazioni. Ti sei sbagliato, Signore. E in quel momento accadono due cose. Su quel sentimento che saliva succedono due fatti. Il primo, che non so perché vado a leggere il nome e il cognome del medico su quell'etichetta che i medici portano sul camice. E quel medico non si chiama Mario Rossi, ma ha un cognome composto che mi fa subito ricordare che lo stesso cognome ce l'aveva una ragazza che è stata mia alunna a scuola dove ho insegnato religione per diversi anni. E gli chiedo, ma lei, scusi, è il babbo di Gaia? Dice, sì. Dice, io sono stato il suo insegnante religione. Ah, Gaia mi parlava tanto di lei, ma forse lei non sa una cosa. Dico, che cosa? Che Gaia è morta l'anno scorso. In quel momento io con chi me la prendevo, con chi aveva provato a fare per nostro figlio quello che non era riuscito a fare per la sua figlia? Seconda cosa, se ne esce Caterina dicendo, ecco perché quel biglietto che ho trovato, quel libretto delle preghiere che dite voi, il breviario. C'era scritto così, prima di entrare in ospedale. Caro Don Francesco, carissimi amici, fratelli e padri, se stai leggendo, anzi ascoltando queste parole, vuol dire che questo mio passaggio in terra è terminato. E come dice Gesù, vado a prepararvi un posto. Sono tranquillo e stai tranquillo che ci rivedremo al posto giusto e nel momento giusto. Tu conosci il mio grande e unico desiderio, che è quello di diventare santo. La vita che ho condotto certo non mi aiuta. Il mio comportamento non è stato esemplare, però è stata una vita bella, non sprecata, anche se recuperata, anzi riacchiappata da Dio. Ti devo chiedere un ultimo favore,
Il giorno del mio funerale voglio che sia una festa, una meravigliosa festa solenne, magari mariana, perché tramite Maria che ora sono con il nostro Padre. Amen. Dio aveva fretta di farlo santo e lui aveva fretta di rispondere alla chiamata di Dio facendosi santo. E com'è che Dio l'ha fatto santo? Rendendo giusta una situazione profondamente ingiusta. Scrivendo dritto, come si dice, in tutte le righe storte della sua storia. O noi nella vita guardiamo le righe storte, diciamo tutto questo non è giusto, tutto questo perché a me, tutto questo non mi doveva succedere, ed ecco perché nell'adorazione perpetua da quell'anno 2006 si sono intrecciate tante storie, da Sara in poi, di figli e figlie che sono andati in cielo in modi diversi e si sono intrecciati tanti dolori in quelle storie, perché è come se nel figlio, con la F maiuscola, noi ritroviamo i nostri figli e in quel cuore suo, Gesù, perché nell'adorazione perpetua celebriamo la messa il primo venerdì di ogni mese per i nostri figli nati in cielo, non morti e basta, nati in cielo, perché in quel cuore continua a battere il loro cuore. Dove li ritroviamo i nostri cari? Dove ci ritroviamo quando ci perdiamo? Dove ritroviamo gli altri quando accade qualcosa tra di noi? In Lui e nell'Eucaristia. È quasi come un segno che la vita sorge in Dio, risorta da ciò che umanamente è morto, da quell'anno comincia a accadere ogni anno un segno, a date fisse. L'8 settembre, Natività di Maria, il 4 ottobre, San Francesco, che è anche il nome del fratello di Giampiero, il compleanno del nipotino, 23 settembre, la festa di San Pio, che è il patrono della nostra Chiesa, fiorisce un ciliegio nel loro orto. E voi direte, ma i ciliegi fioriscono a settembre? Ma i ciliegi fioriscono a ottobre? E poi non fiorisce il ciliegio sano e vivo, fiorisce la parte secca di quel ciliegio che mentre lui saliva in macchina per andare all'ospedale, il papà e la mamma, questo lo tagliamo, non bazzardate. Quella vita sorge e continua a sorgere dalla morte ogni anno. E quest'anno non so se è per tutte le tragedie che si stanno rincorrendo quasi quotidianamente, non ha smesso di sbocciare, non ha smesso di fiorire. Il giorno che è scoppiata la guerra a Gaza, il giorno che Giulia è stata uccisa, eccetera, eccetera, è spuntato un germoglio, come a dire che dove l'uomo fa seccare la vita, Dio solo può farla risbocciare. Quando il profeta Geremia viene chiamato, capitolo 1, gli viene detto: Geremia, che cosa vedi? E tutti gridano: devastazione da nord, devastazione da sud. E Geremia risponde: io vedo un ramo di mandorlo. Un ramo di mandorlo che fiorisce. Il mandorlo nella Bibbia non è un albero così. È l'albero che nel suo nome, Sakad, porta il verbo vegliare. Colui che veglia, il patrono dell'avvento, il vigilante. Perché il mandorlo è il primo albero a fiorire a primavera ed è l'ultimo albero a portare frutti in autunno. E cioè è quell'albero che quando tutti ti dicono è inverno e quando tu dici a te stesso è inverno,
Dio dice no, è primavera. Il mandorlo ci aiuta di sobbedire ai nostri inverni e permette a Dio di far sbocciare la primavera in noi, la Pasqua e la risurrezione. E ci permette di portare frutto quando ci sembra tardi per questo, perché per Dio non è mai tardi, perché Dio in Giampiero, in Sara e in ognuno di noi arriva sempre al posto giusto e al momento giusto. E qual è questo posto? È l'Eucaristia, perché nell'Eucaristia noi viviamo la Pasqua nostra e dei nostri cari defunti, e il nostro passaggio che ci presenta davanti al Padre. Grazie. Che cosa è significato questo per i suoi genitori? Penso che sia bellissimo se ve lo dicono loro. Buonasera a tutti. Grazie al Signore che ci ha chiamato qui questa sera tutti insieme a ascoltare la nostra storia, la storia del nostro figlio, di Sara. E veramente Giampiero perché Giampiero è vivo in mezzo a noi. La sua vita lontana dalla Chiesa, fino alla Cresima, ha partecipato sempre a ogni cosa. Dopo la Cresima, come tanti ragazzi, si è allontanato. Però è bastato un segno di croce fatto da una suora che la sua vita è ritornata in Dio. Dio l'ha riacchiappato, come dice lui. È entrato in Chiesa quella sera per confessarsi e non è più uscito, perché veramente Dio a lui gli ha cambiato la vita. Veramente Dio era entrato dentro di lui, non era cambiato solo il suo carattere, ma il suo sguardo, il suo modo di parlare, anche nei nostri confronti, come tutti i figli, non è che rispondeva male, perché veramente era abbastanza, però qualche volta era anche sgarbato, lavorando insieme, poi con me, c'è stato sempre un momento di... Però da quando quella suora, quel piccolo segno di croce fatto sulla fronte, ma per lui enorme, la sua vita era trasformata. E non solo il suo sguardo, i suoi occhi sorridevano, c'era la luce, veramente la luce. Perché lui aveva tutto fino a quel momento, ma non aveva niente. Era vuoto, c'era un vuoto dentro di lui che solo, ecco, un segno di croce gliel'ha riempito. Ha imparato a amare Dio veramente. E soltanto che questo sogno si è sfumato in poco tempo. E ecco, in 3 anni, 4 anni, la sua vita ha cambiato. Quando lui ci ha annunciato l'ingresso in seminario, voglio essere sincera, io non ero contenta, perché io non frequentavo tanto la Chiesa. E dicevo di conoscere Dio, ma non era vero, anche io ero uguale, non lo conoscevo, Dio non lo conoscevo veramente. E quando lui ci disse che entrava in seminario, io mi sono comportata male nei suoi confronti, perché non l'accettavo. Per me andava a rinchiudersi, dico, ma un ragazzo come te vai a rinchiuderti dentro? Però lui non mi ha risposto, lui era deciso sulle cose, la sua decisione era quella e quella ha scelto. Ma dopo 2 o 3 mesi ho capito che veramente la sua strada era quella, perché non era più Giampiero di prima. Quando siamo andati in seminario, la prima volta che ci siamo stati chiamati, io ho espresso proprio quello che sentivo, non potevo dire no, sono contenta, no, io non accettavo questa sua decisione. Però nei suoi occhi leggevo che era la sua vita era quella, la sua strada era quella. Passando del tempo, ecco, dopo è successa questa malattia, si è incominciato a pregare dappertutto. Io, che ero un po' lontana dalla Chiesa, che dovevo dire come mamma? Ma tutte queste preghiere che sono state fatte per mio figlio, dove sono finite? A che servono? A niente. Perché dov'è questo Dio che mio figlio si è innamorato? Non esiste, perché da quando abbiamo saputo la sua malattia che si è iniziata a pregare, per 3 mesi non si è mai smesso, dappertutto,
io non dico in tutto il mondo, ma poco meno. Ma i miglioramenti di nostro figlio non si sono visti. Ti allontani sempre di più dalla Chiesa. Invece il Signore a noi ci ha fatto questa, non si può dire grazia perché il nostro figlio è andato in cielo, però attraverso il dolore, attraverso la croce, Dio ha fatto il miracolo su di noi. Allora noi abbiamo sempre detto, queste preghiere non sono servite per la sua guarigione, ma sono servite per guarire me soprattutto. Lui no, che già lui frequentava. E quindi ecco, abbiamo accettato, tra virgolette non si può dire, perché la morte non si accetta mai, soprattutto di un figlio. E non siamo stati mai arrabbiati. Solo una volta mi sono arrabbiata col Signore, dopo il 17, che sono andata sulla chiesa dell'ospedale e di lì mi sono inginocchiata, ho urlato veramente, ho detto: che Dio sei, se è vero che esisti, se è vero che ci sei, rispondimi, fa qualcosa per questo figlio, lui si è innamorato tanto di te e tu per lui che fai? Lo porti via nel momento più bello della tua vita. Dopo 3 giorni mi ha risposto: Giampiero è andato in cielo, alle 3 di pomeriggio. Proprio in quel momento noi abbiamo sentito dentro di noi un qualcosa che ci dava la forza. Io come mamma ho detto: Signore, tu me l'hai donato e io te lo ridono. Dio è entrato dentro di me e mi ha fatto una grazia enorme, perché stiamo affrontando questo, diciamo, dolore, perché c'è il dolore, perché la mancanza di qualsiasi persona cara, ma soprattutto di un figlio, non è che si rimargina facilmente, non si rimargina mai. Con serenità, non con la rabbia. Non abbiamo mai detto: perché Signore ci hai fatto questo? Perché ce l'hai portato via? No, era il destino, era il Signore, per lui aveva un altro destino, un'altra strada da farsi. E ecco, allora stiamo attraversando questo nostro momento con serenità e vogliamo donarla a tutte le persone che sono nel dolore di poter. Nessuno dovrebbe succedere la mancanza di un figlio, però se dovesse avvenire, l'unica cosa, l'unica salvezza è la fede, solo con la fede e l'Eucaristia. Perché io soprattutto lo sento quando mi presento davanti al Signore, prendo l'Eucaristia, per me è come se mio figlio è dentro di me e mi dà la forza, ci dà la forza di andare avanti. E noi, non lo so, ecco, siamo qui non perché siamo speciali, non perché siamo più bravi, niente, siamo solo 2 genitori che non abbiamo più nostro figlio con noi fisicamente, ma Giampiero è con noi e noi vogliamo che questa serenità che il Signore ha dato a noi e che abbiamo accettato noi, perché bisogna anche accettarla, la serenità e la pace e la fede, ecco, perché solo Dio e solo la fede ti dà la forza di andare avanti. Grazie. Vorrei ringraziare il Signore per questo incontro, vorrei ringraziare il Signore per il dono dell'adorazione eucaristica perpetua qui a Grotta a Mare, una grazia immensa che forse nemmeno ci rendiamo conto, e anche questo incontro che è venuto proprio così spontaneo grazie a Don Gianluca anche, che ha conosciuto Don Francesco e Don Francesco Buono, questa realtà dell'adorazione perpetua nella vicina Perugia che non nemmeno conoscevamo, e ha portato proprio dal desiderio proprio di voler ringraziare il Signore attraverso la testimonianza a dare vita a questa serata qui insieme. Invece di stare a casa a guardare la televisione ci siamo riuniti e certamente porterà i suoi frutti questo incontro. Ringraziamo Don Giorgio, ringraziamo Don Federico, ringraziamo tutti i sacerdoti, in particolare proprio Don Francesco Buono, i genitori di Giampiero Morettini e anche i genitori di Sara Mariucci,
che un giorno magari chiameremo anche a raccontare la testimonianza di Sara, perché comunque sono veramente delle gocce bellissime, tra tante notizie cattive ci sono le notizie belle, che sono proprio quelle che ci danno veramente certezza che il futuro non è un futuro brutto, ma è un bel futuro, perché comunque come continuava a germogliare l'albero secco, anche a Santa Rita germogliava, cioè la vite che era secca poi ha portato frutto. Quindi anche noi nel deserto possiamo portare frutto se le nostre radici vengono affondate proprio dove passa l'acqua. L'acqua è il Signore, quindi sappiamo che è il centro della nostra vita, è Lui. E quindi io vorrei un applauso per questa... Abbiamo dato il dottino, già la preghiera a Giampiero per chiedere una grazia. Sì, sì. No, l'applauso non c'è bisogno. Diciamo una preghiera insieme, che è quella nell'immaginetta di Giampiero che vi consegniamo dietro, per chiedergli una grazia. Per la guarigione del corpo di qualcuno, sono tante persone sofferenti, per la pace del cuore e di quanto ce n'è bisogno, e per la salvezza dell'anima. Per la salvezza dell'anima, che è la più grande grazia. Credo che tutti abbiate sentito parlare di Edith Stein, vero? Quella ragazza, filosofa, ebrea, convertita, cattolica, professoressa di filosofia, allieva di Edmund Husserl, monaca di clausura, presa e mandata nel campo di concentramento. Lei a Westerbork, nella stazione dove smistavano i treni per andare chi a Auschwitz, chi a Birkenau, chi a Buchenwald, vedeva quelli che scendevano dai treni e portavano le loro valigie, e che c'era dentro quelle valigie tutto quello che avevano potuto salvare in casa loro, chi il vasellame, chi quattro collanine, chi i vestiti più belli. Gliele aprivano i soldati. E lei, guardando quelle cose, si chiedeva: ma queste sono le cose che ci salveranno dall'orrore? Signore, dobbiamo salvare Te nel nostro cuore, perché solo Tu ci salverai dall'orrore. È Lui che viene a noi nell'Eucaristia e ci salva dall'orrore. Diciamo insieme la preghiera. Grazie. Padre infinitamente buono, ti ringraziamo per la cura e la misericordia che hai verso tutti i tuoi figli. Tu hai mandato nel mondo il tuo figlio Gesù e nella potenza dello Spirito Santo Tu rovesci i potenti dai troni e innalzi gli umili, ricolmi di beni gli affamati e rimandi i ricchi a mani vuote. Tu disperdi i superbi e ti compiaci dei piccoli e regali ai poveri la gioia del tuo regno. Con la Beata Vergine Maria, associata al tuo disegno di salvezza, una schiera innumerevole di uomini e di donne che hanno fatto pienamente la tua volontà, cantano le tue lodi in cielo e in terra per noi sono di esempio e di aiuto. Ti preghiamo affinché tra i santi che la Chiesa ha riconosciuto certi di venerazione, possiamo presto contemplare anche il seminarista Giampiero Morettini, che ha testimoniato la bellezza del dono di sé nel totale affidamento a Te. Perché sia manifesta la sua santità semplice e concreta, Ti chiediamo la grazia. Ognuno in silenzio chieda la grazia, o per se stesso o per qualcuno. Per intercessione di Giampiero, a lode e gloria della Santissima Trinità,
per il bene della Santa Madre Chiesa e la salvezza di tutti i tuoi figli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Santa notte, buon avvento e buon Natale. Grazie.